Nicola Daldello, nel giorno dell'esordio di tanti ragazzi c'è un giovane nuovo per l'Allianz Powerball Milano, a 37 anni continui a dire la tua, oggi tanti temi, però insomma com'è tornare a giocare dal primo minuto, come si direbbe in tema calcistico, una partita comunque lunga e anche a tratti emozionante? Allora, dispiaciuto per la sconfitta, al pelo del pelo. Però io sono contento, 37 anni, mi sono fatto 5 set senza troppi dolori, ho tenuto bene, quindi non c'è male, poteva andare peggio. Veniamo un attimo ai temi della partita. Dopo un inizio un po' da rivedere per Milano, 25-13 il primo parziale, poi dopo forse anche tutti voi vi siete tolti di dosso, chiamiamole le ruggini dell'inizio, è venuta fuori una Milano diversa, una Milano che ha saputo lottare, combattere, è andata molto vicino anche alla vittoria, con delle indicazioni interessanti e utili per quelle che si definiscono, chiamiamole le seconde linee, ma che seconde linee non sono perché fanno parte di un gruppo. Oggi per piazza ci sono appunto indicazioni utili da sfruttare durante tutta la stagione. Sì, non siamo entrati con l'approccio giusto probabilmente, loro sicuramente hanno messo del loro perché in battuta hanno spinto da subito molto forte e ci hanno messo in difficoltà, poi però siamo stati molto bravi a iniziare a giocare la partita. Non è semplice perché comunque erano tutti ragazzi non abituati a giocare ogni settimana, quindi questo è un valore aggiunto, un merito ai ragazzi, e niente, era giusto far giocare tutti, era importante anche per mettere minuti in campo perché poi la stagione è lunga, ci sarà la Coppa, il campionato è bello stretto e ci sarà bisogno di più ragazzi possibile. A proposito di campionato, domenica Power Volley farà il suo esordio all'Allianz Cloud, in un Allianz Cloud che accoglierà 700 persone vista l'ordinanza della regione, quindi torneremo a raccogliere il pubblico contro una squadra Cisterna, Top Volley Cisterna, che si preannuncia una delle protagoniste del prossimo campionato, ma tra queste protagoniste ci vorrà essere ovviamente anche l'Allianz Power Volley Milano. Che partita già ti puoi immaginare? Ma sicuramente una partita difficile e combattuta. Loro hanno una squadra molto rinforzata rispetto agli ultimi anni e sono molto contento che ci siano 700 persone, un po' di pubblico che sicuramente ci darà una bella mano in casa, e io mi aspetto una partita combattuta punto a punto dove noi vogliamo comunque la vittoria, fare i tre punti perché giochiamo in casa e iniziare bene il campionato.